Allora, siamo col mister Sarpero dell'Albissola al termine del pareggio 1-1 sul campo del Savona. Dopo un primo tempo equilibrato è sembrato di vedere un secondo tempo in cui l'Albissola ha tenuto maggiormente il pallino del gioco, però alla fine non è riuscita a vincere, la partita è terminata 1-1. Un commento sulla partita? Sì, direi che il grosso rammarico sta nel gol preso 10 secondi dopo che l'abbiamo fatto. Contro una squadra che difende molto bene, direi che oggi li abbiamo messi in difficoltà, perché comunque occasioni ne abbiamo create parecchie e ci è mancato a volte l'ultimo passaggio, il colpo del KO. Peccato, anche se abbiamo pareggiato con una squadra molto forte negli 11 che ha difficoltà, come oggi avevamo difficoltà anche noi su certo. Qualche elemento in qualche reparto, però direi che ci è mancata forse un pelo di determinazione più per portarla a casa. Per portarla a casa alla fine. Sì. Gli obiettivi di questo Albissola in questo campionato: fare un buon campionato, possibilmente lottare per i playoff se riuscite. Noi siamo una neopromossa che sta giocando praticamente all'inizio dell'anno sempre fuori casa, perché non abbiamo il certo, campo di casa. Pigliano. E sì. Non ci alleniamo dove giochiamo, quindi la squadra è rimasta praticamente in grosso blocco quella che ha vinto la seconda. Dobbiamo ancora capire che la prima è un'altra categoria, però stiamo facendo secondo me molto bene. Sì, la squadra quindi sembra molto ben impostata. Grazie. E quindi in un campionato di questo, con questo livello, dove tante squadre se la possono giocare, perché no, ci possiamo infilare anche noi. Benissimo, grazie mille. Grazie a te. Ciao. Grazie.